Ciao, benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi entreremo a pie pari nel fantastico mondo della professione dell'agente immobiliare. Chi non ha mai letto una volta nella sua vita un annuncio di ricerca di un'agenzia immobiliare? Sicuramente avrei pensato, ehi, ma sono sempre alla ricerca di personale questi, o lavorano alla grande e quindi assumono continuamente, o nessuno rimane a lungo. Comincio col dirti che entrambe le risposte sono vere. Perché? La professione di agente immobiliare ha sicuramente il suo fascino, ti dà l'opportunità di conoscere tantissime persone, puoi visitare case da sogno, acquisire conoscenze importanti in diverse discipline, dall'urbanistica al diritto, dalla comunicazione alla psicologia, dall'interior design alla negoziazione. Se diventi bravo o brava, ovviamente, non mancheranno di certo le soddisfazioni professionali, personali ed economiche. La brutta notizia è che non è un lavoro per tutti, come in realtà si crede. Chi pensa che sia una professione semplice e poco impegnativa si sbaglia, e non di poco. Se stai pensando di rispondere ad un annuncio di ricerca personale di un'agenzia immobiliare, non puoi non guardare questo video fino alla fine. Io, Cecilia e Federica ti sveleremo quali sono le caratteristiche che, secondo la nostra esperienza, devi avere per poterti affermare in questa splendida professione. Nel frattempo iscriviti al canale per non perdere i prossimi video e il mondo dell'immobiliare non avrà più segreti per te. Caratteristica numero 1. Voglia di fare ed imparare. Nella vita non si smette mai di imparare e questo vale anche per la professione di agente immobiliare. Inizialmente le cose da imparare sono tante. Prendere appunti e fare domande è essenziale. Il sapere è l'arma più potente che abbiamo in tutte le aree della nostra vita. Importante allo stesso modo è il fare, mettere in pratica la teoria e macinare attività. L'esperienza non è data dal tempo che passa, ma da come lo sfrutti. Immagina un agente che ha 2 anni di esperienza e che ha fatto 100 appuntamenti di vendita e mettilo a confronto con un altro agente che è qui da 6 mesi e ne ha fatti 200. Chi è il più esperto secondo te? Caratteristica numero 2. Saper mettere al centro di tutto le esigenze del cliente. Ogni attività, ogni scelta deve essere orientata a soddisfare al meglio le esigenze del cliente. Il nostro compenso, la nostra soddisfazione personale è semplicemente la conseguenza del risultato portato al cliente. L'essere empatici e saper ascoltare sono 2 caratteristiche fondamentali. Se sei mosso da interessi personali, dalla voglia di portare a casa il miglior risultato solo per te stesso, ciò che otterrai sarà esattamente l'opposto, soprattutto nel lungo periodo. Caratteristica numero 3. Avere una visione nel lungo periodo. E se io ti chiedessi come ti vedi tra 3-5 anni, tu mi risponderesti soddisfatto del mio lavoro, riconosciuto come un professionista serio e preparato e ovviamente indipendente economicamente? Oppure mi risponderesti che preferisci navigare a vista, raccogliendo oggi il massimo e domani, chi lo sa, si vedrà. La professione di agente immobiliare richiede di avere una visione nel lungo periodo per 2 motivi. Il primo è che solo in questo modo potrai mettere al centro le esigenze del cliente. Il secondo motivo è dato dal fatto che i risultati arrivano col tempo, in base agli sforzi fatti sia per imparare che per mettere in pratica quello che hai imparato. Caratteristica numero 4. Devi essere tenace, non devi abbatterti facilmente, ma soprattutto devi avere capacità di problem solving. L'attività di agente immobiliare non è limitata ad aprire la porta delle case, ma consiste soprattutto nell'anticipare e risolvere eventuali problematiche che potrebbero sorgere durante e dopo una trattativa. Ed è proprio qui che possiamo, anzi, che dobbiamo fare la differenza. Caratteristica numero 5. Amare il lavoro di squadra. Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Così recita un vecchio proverbio africano e noi ci crediamo pienamente. Ogni immobile venduto dall'agenzia è il risultato di un ottimo lavoro di squadra. C'è chi si occupa di acquisire l'incarico di vendita, chi di fare le fotografie e di tutta la pubblicità e poi chi si occupa degli appuntamenti di vendita e così via. Devi essere disposto a dare sempre il massimo di te per te stesso e per i tuoi compagni di squadra. Devi puntare ad essere un fuoriclasse,
perché i tuoi risultati e quelli della tua squadra dipendono da tutti. Ti avverto che ci piace festeggiare i risultati e amiamo lavorare divertendoci. Non ti annoierai mai con noi. Caratteristica numero 6. Forte senso di responsabilità. Se sei consapevole che la tua situazione attuale corrisponde per il 90% alla somma delle tue decisioni, allora sei a cavallo. Certo, non puoi decidere tante cose che ti succedono attorno, ma puoi decidere come reagire e come fare per migliorare una situazione che non ti piace. Per forte senso di responsabilità, faccio riferimento anche all'essere in grado di sentire la responsabilità delle promesse che fai e delle mansioni che ti vengono assegnate. Quando una persona ti conferisce l'incarico di vendere casa sua, ti sta dando piena fiducia. Per ripagarlo, devi fare del tuo meglio per aiutarlo a realizzare i suoi progetti di vita legati alla casa. Siamo quasi alla fine di questo video e queste erano le 6 caratteristiche che, secondo noi, dovrebbe avere un agente immobiliare per ottenere successo e soddisfazione nella sua professione. Ma prima di salutarvi, facciamo 2 considerazioni. La prima, se pensi di fare le tue ore spegnendo il cervello, questa non è la professione adatta a te. La seconda considerazione è questa. Come avrai notato, nessuna delle caratteristiche elencate fa riferimento a particolari esperienze o a titoli di studio. Sono per la maggior parte valori definibili come convinzioni molto profonde, cioè tutto ciò che è importante per te, insomma. I valori condizionano fortemente ogni nostra scelta, azione e modo di comportarci. Sono il nostro sistema operativo. Se non hai questi valori, allora ti sconsiglio vivamente di candidarti. Saresti tra quelle persone che durano poco, così forse suona male, ma semplicemente per il fatto che svolgeresti ogni giorno attività in contrasto col tuo modo di essere. E il consiglio più importante che mi sento di dare a chiunque è proprio di essere se stessi. Se invece ti ritrovi in tutte e 6 le caratteristiche che abbiamo fin qui elencato, allora ti stiamo cercando e non vediamo l'ora di poterti incontrare per poterti conoscere e nel caso accoglierti nella nostra squadra. Spero che il video ti sia piaciuto e che in qualche modo ti sia stato utile. Anche se non sei tu la persona che si ritrova in queste caratteristiche, condividilo con i tuoi amici per aiutarli a trovare il lavoro giusto per loro. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video!